Come sappiamo, con Teams è possibile registrare le riunioni, le lezioni che facciamo. La cosa importante da sapere è che le riunioni che facciamo, che registriamo, sono disponibili già direttamente per gli alunni che fanno parte della classe all'interno della quale abbiamo fatto la registrazione. Non è necessario quindi effettuare ulteriori condivisioni della registrazione perché gli alunni già vedono quella registrazione. Abbiamo notato però che sulla piattaforma capita spesso che le registrazioni diventino visibili a tutta la scuola. Quindi in questo video vado a spiegare come correggere questa impostazione in modo che ogni riunione, ogni lezione o anche interrogazione sia visibile, la registrazione sia visibile soltanto ai componenti della classe. Quello che vedete in questa schermata è la doppia visualizzazione della stessa situazione, dello stesso team, da un lato a sinistra, come vede il team, il docente, dall'altra parte l'alunno. Come vedete, vengono da entrambi, vengono visti gli stessi contenuti. Se andiamo su Microsoft Stream, possiamo vedere, andando su un contenuto personale video, questi sono tutti i video che in questo caso, per esempio, appartengono a me, docente. Notate l'iconcina gialla che significa che il video è visibile in maniera limitata soltanto ai componenti del team. Se per caso è anche l'alunno può vedere soltanto i video del canale. Ora, se però il video è stato condiviso con tutti gli utenti, quindi facendo sulla registrazione condividi e attivando l'opzione condividi con tutta l'organizzazione, a questo punto il video è diventato visibile a tutti la scuola. Infatti, se andiamo ad aggiornare la pagina con l'elenco dei video che ho condiviso, potremo vedere che l'iconcina che prima era gialla accanto al video che abbiamo visto diventa verde. Questa iconcina verde mi fa sapere che il video, vedete qui, il video è visibile a questo punto a livello organizzazione. Questo ovviamente è un problema perché chiunque quindi può vedere quella registrazione. Per correggere questo tipo di problema, dobbiamo dall'elenco andare sui dettagli del video, quindi con la matitina, e vediamo. Da un lato possiamo anche correggere il nome del video volendo, ma la cosa che ci interessa è deselezionare questa opzione in cui c'è scritto consente a tutti nell'azienda di visualizzare questo video e in questa maniera il video, deselezioniamo questa cosa, continuerà ad essere visibile soltanto ai proprietari e al team per il quale è stato fatto il video. Applichiamo e a questo punto, come vedete, il video è ritornato visibile soltanto per un gruppo limitato.